Alle PD Fabiana Amati, buongiorno consigliere, ben trovato. Ci sente? Buongiorno. Abbiamo qualche problema con l'audio, riproviamoci. Buongiorno, Buongiorno, ecco, buongiorno perfetto. a voi. La sentiamo. E allora, io intanto io vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 080 501 4668. Il consigliere sarà in nostra compagnia fino alle 8:40, quindi come sempre potrete interagire con lui per domande o eventuali segnalazioni. Partiamo dal generico, come sempre facciamo, consigliere, perché ieri ovviamente è partita questa fase 2, in tanti si sono dichiarati preoccupati. Lei lo è? A tutte le persone ragionevoli ed equilibrate dovrebbero esserlo, perché è chiaro che basta ricordare un fatto della storia. Durante la Spagnola, più o meno un anno e mezzo dopo che si pensava fosse stata debellata, il sindaco di una città americana convocò tutti in una piazza per festeggiare. E in quella città, in quel circondario, ne ebbero ancora per un altro anno. Quindi, siccome conoscere la storia serve per non ripetere gli errori, ecco, quando si dice fase 2 allentamento ci vuole molta prudenza perché altrimenti si può ricominciare. Ecco, quindi, insomma, mettere insieme le esigenze sanitarie e epidemiologiche con le esigenze economiche è sempre un punto di virtù. E a proposito di esigenze economiche, proprio da lì partiremo perché ieri in Consiglio regionale sono state approvate due leggi, una in particolare che porta la sua firma, lei è il primo firmatario, che porta nuovi fondi alle famiglie in difficoltà, ma prima una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Ennio da Ciao Ennio, Foggia. buongiorno. Ancora complimenti per la trasmissione, Grazie Ennio. innanzitutto per l'informazione continua. Volevo dire semplicemente che l'inizio della fase 2, insomma, mi sembra che a livello nervoso abbia uno smorzamento, perché comunque c'è più facilità ad uscire. Però credo che saranno le decisioni sportive che saranno il sentore, ecco, della reale situazione. Perché se le decisioni sportive saranno comunque sempre di carattere, insomma, ecco, legislativo, relativamente chiaramente agli schieramenti, a chi sale, chi scende, allora vuol dire che comunque non c'è ancora la possibilità di vedere delle partite, insomma, ecco, quindi la gente da quello che vedrà, insomma, o si tranquillizzerà o comunque si renderà realmente conto, insomma, che siamo ancora in piena pandemia o no, secondo me. Non so cosa ne pensate voi. Una sorta Perché di se prova sarà provata, ulteriormente sì, è chiarissimo. Grazie, grazie mille. Ennio, consigliere, d'accordo con il nostro ascoltatore? era disturbato l'intervento, non ho capito bene. Fondamentalmente Ennio che insomma, ci chiama ogni giorno, diceva, insomma, siamo in questa fase 2, però la gente avrà contezza di essere più o meno in uscita di questa emergenza quando ricomincerà a vedere gli sport di squadra, quindi occhi puntati sullo sport, abbiamo visto, si è ripartiti con quelli individuali. Sì, è chiaro, ma qui il nostro problema non è quello di avere contezza, cioè, anche perché l'attività sportiva, come tutte le attività aggregative, rischiano di essere un focolaio. Ecco perché bisogna avere molta prudenza. Qui in realtà non abbiamo il problema di fare assumere, come dire, la contezza che siamo entrati nella fase 2, anche perché ieri mi pare, guardando le città, la contezza l'avevano assunta tutti quanti, tant'è che sembrava di stare in una situazione molto normale e quindi credo che non ci sia tanto questo problema di far assumere l'idea di essere entrati nella fase 2 quanto di invitare a viverla con estrema prudenza. Comunque, consigliere, non c'è stato quell'assalto, quell'ondata di ritorno in Puglia che ci si aspettava. Insomma, noi partiamo ovviamente dai dati, perché i moduli di autocertificazione per il rientro in Puglia sono stati 869. Sì, ma in realtà poi dobbiamo anche dire sinceramente che i mezzi di informazione, tutti quelli che si sono dilettati su questo argomento, hanno segnalato abbondantemente che bisognava evitare questi esodi. E quindi, insomma, in linea generale gli italiani sono stati disciplinati. Cioè, io leggo molto spesso critiche, tutti fuori, non rispettano le prescrizioni.
che in realtà sono opinioni dettate più dalla paura. Insomma, se, anche qui la storia, se uno guarda tutte le epidemie, si accorge che c'era sempre la paura dell'untore. Però in linea generale possiamo dire che gli italiani e anche i pugliesi sono stati molto disciplinati. Prova ne sia che i dati che voi date ogni mattina, i dati del contagio, sono discendenti. E il motivo della discesa è proprio l'attuazione delle misure di contenimento. E quindi ciò vuol dire che c'è stata disciplina. Ovviamente poi capiremo nelle prossime 2 settimane quali saranno ovviamente gli effetti di questi allentamenti. Però io con lei ovviamente mi vorrei concentrare sull'altra emergenza che affianca quella sanitaria, che è quella economica. L'abbiamo visto nel corso degli ultimi quasi 2 mesi. Visto che siamo abituati a parlare di curve, c'è stata una crescita esponenziale della curva delle povertà. Ieri in Consiglio regionale sono stati adottati dei provvedimenti importanti, consigliere. Sì, un mese fa presentammo una proposta di legge per destinare 10 milioni di euro ai cittadini cosiddetti fragili e dopo un mese finalmente l'abbiamo approvata. Questi 10 milioni di euro si sommano agli 11 milioni e mezzo già erogati dalla Regione più una somma consistente di milioni giunta dal governo nazionale. Perché ogni epidemia, ogni pandemia si porta subito un problema. Il problema è che aumentano le fragilità e quindi già il soccorso a chi era nelle condizioni di fragilità è ovviamente dovuto ed essenziale. A questo si aggiunge un allargamento della platea delle fragilità e quindi c'è bisogno di mettere dei soldi. E questi soldi servono proprio per acquistare o beni alimentari oppure beni essenziali, perché se non si aiutano queste persone, non si svolge in pienezza il proprio lavoro, perché la prima questione che un amministratore pubblico deve risolvere è la questione di chi se la passa peggio. E ieri questo provvedimento dà appunto 10, distribuisce 10 milioni ai comuni affinché i comuni rapidamente possano metterli nelle tasche delle persone che ne hanno bisogno. Ci torniamo subito, prima un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, Buongiorno buongiorno. Ho signora. sentito il discorso poco fa che ha fatto il consigliere comunale. Ha detto disciplinati, ma noi non è che siamo stati disciplinati per piacere, ma per dovere e per non avere le multe, perché le multe erano salatissime. E poi un'altra cosa, consigliere, perché non vi private, diciamo, non vi siete privati per questi 2 mesi che noi abbiamo penato, abbiamo stretto la cinta, siamo rimasti senza soldi e voi non avete detto mai, voi consiglieri e onorevoli, non prendiamo lo stipendio questi 2 mesi, facciamo beneficenza a quei poveri disgraziati che stanno a morire di fame. Niente. Avete promesso i 600 euro? Dove stanno i 600 Le euro? faccio Avete rispondere promesso questo? immediatamente. Grazie mille, grazie signora per il suo intervento. Consigliere regionale Fabiana Amati, però a lei la risposta. Ma sulla disciplina o per dovere o per responsabilità, quello che conta è che sono stati disciplinati i cittadini e quindi bisogna ringraziarli. Sulla questione, diciamo, degli stipendi dei politici, guardate, io penso che ognuno deve fare in silenzio la sua attività di attenzione alle condizioni di fragilità, perché altrimenti diventa un motivo di propaganda. È come acquistare uno spot elettorale e questo non va bene. Io per parte mia, diciamo, continuamente svolgo attività di attenzione nei confronti di chi ha bisogno, ognuno poi risponde attraverso la sua coscienza. Credo che fossero queste le domande Sì, poste. la signora tra l'altro faceva riferimento ai famosi 600 euro, sono tantissime le persone ancora che non le hanno ricevuti, però io utilizzo questo dato proprio come assist per la mia domanda che riguarda invece la legge che è stata approvata ieri in Consiglio regionale, che lo ricordiamo ancora una volta, stanzia 10 milioni di euro per le famiglie in difficoltà. Ovviamente il timore, consigliere, è che dallo stanziamento poi all'averlo effettivamente sui propri conti, passi del tempo, a volte ci si mette di mezzo la burocrazia. Prima di lasciarle la parola per un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, un Buongiorno. saluto all'ospite. Buongiorno. Vabbè, a parte che alla signora volevo dire che beneficenza non è palcoscenico, quindi è ben altra cosa. La beneficenza si fa col cuore e non si dice ho fatto beneficenza, ma viene fatta e basta e stop. Poi ognuno di noi ha la coscienza di
di aiutare o meno le persone. Detto questo, io volevo capire dal consigliere, sì, per quanto riguarda, io non sono un libero professionista, non sono un commerciante, ma per quanto riguarda queste attività, perché Bari, diciamo, è un popolo di commercianti, sì, ma di concreto, perché come il governo sta parlando tanto, però ad oggi di aiuti non ce ne sono molti, nella nostra città, proprio nello specifico, di concreto, che misure state attuando? Grazie, buona giornata. Grazie a lei per il suo intervento. Allora chiedo al nostro ascoltatore un attimo di pazienza perché ci arriviamo subito, questo sarebbe stato l'argomento successivo, ma prima volevo completare invece il discorso su questi 10 milioni di euro. Dicevamo, consigliere, il timore che la burocrazia poi si metta di mezzo. Ma in questo caso, almeno dalle esperienze precedenti, i comuni sono stati rapidissimi, devo dire la verità, e hanno una rete efficace. E senza i comuni è difficile soccorrere le persone in fragilità, quindi ringrazio tutti i sindaci di tutti i comuni pugliesi. Anche questi 10 milioni saranno erogati con la stessa modalità, e lei dice, come al solito, cosa giusta quando puntualizza che deve bastare un click e mettere i soldi nelle tasche delle persone. E questo, diciamo, non vale solo per i 10 milioni, dove è pure facile, ma vale anche per tutte le attività ulteriori e diverse, sia dalle agevolazioni o contributi, ma anche nelle pratiche della pubblica amministrazione. Questa è una lotta che dobbiamo fare contro la burocrazia in questi mesi, perché altrimenti moriremo di pandemia a causa della burocrazia. Il nostro ascoltatore chiedeva conto ovviamente soprattutto del futuro delle attività commerciali. Ovviamente questa fase 2 con le riaperture porterà al pettine diversi nodi. Sì, è prossimo. Noi stiamo sollecitando affinché avvenga nelle prossime ore la pubblicazione di un bando per le microimprese e quindi commercianti, bar, ristoranti, pizzerie, liberi professionisti, sono tutte queste attività. Il bando per le microimprese, si potrà accedere a questo bando sia per ottenere un'agevolazione, un prestito, e sia per ottenere una parte a fondo perduto. E questo mi sembra essenziale. Allo Stato dovrebbero essere impiegati 150 milioni complessivamente. Penso che ci sia bisogno di aggiungerne degli altri. Bisogna tenere presente naturalmente che i soldi che si mettono a disposizione vengono dalle tasse dei cittadini, quindi bisogna fare in modo che ci siano i soldi senza aumentare le tasse, perché questa è una regola essenziale, e spero che siano ampliate le somme da 150 milioni, aggiungendo un altro po' di milioni per soddisfare tutte le microimprese pugliesi, perché le microimprese sono l'ossatura economica, che di solito vengono dimenticate oppure di solito non hanno le caratteristiche per poter accedere al credito bancario, perché mentre le grandi imprese, le medie o le piccole hanno anche una dimensione, come dire, organizzativa più aderente alle richieste terribili delle banche, perché le banche fanno delle richieste terribili, invece le microimprese non hanno una struttura organizzativa tale da poter aderire alle condizioni terribili delle banche, quindi sono quelle che pagano sia per la difficoltà data dal periodo, sia perché sono piccole e sia perché non hanno le strutture organizzative. Ecco perché investire sulle microimprese significa investire in una pronta ripresa da questa condizione di difficoltà. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa Serena. Buongiorno, Francesco, buongiorno Francesco, l'avevo riconosciuta, prego. Senta, due piccole cose. Una, fra pochi giorni dovrebbe scadere la patente. Sa niente se lei sa, perché così mi hanno detto qualcuno, quindi volevo sapere conferma, se posso circolare fino, diciamo, mi hanno detto fino a fine agosto. E seconda domanda, parlo a nome di mio figlio, siccome lui sta al lavoro, è andato a lavoro, mi ha detto chiedi per il figlio che ha 11 anni, scade la carta d'identità,
sul portale del comune è tutto fermo per una prenotazione. Mi saprebbe dire qualche informazione? Grazie e buona giornata. Grazie a lei, Francesco. Allora, per quanto riguarda la patente, sì, dovrebbe essere come dice lei, però non voglio darle delle certezze, quindi mi dia qualche ora, mi informo, così siamo in grado di darle risposte assolutamente precise anche per quanto riguarda la carta d'identità di suo nipote. 080-501-4668, il numero per intervenire in diretta. Torniamo alla legge, il cui testo porta la sua firma, perché si parla anche, o meglio si chiede, consigliere, anche la sospensione di tributi regionali, però si parla di una norma di autorizzazione. Che cosa vuol dire? I tributi regionali, se non ci fosse una norma che delega la giunta regionale oppure una norma che lo disponga alla sospensione, non si può fare. Quindi aveva approvato una norma con cui la giunta regionale è delegata a sospendere le tasse regionali, quelle di competenza regionali, fino alla durata dell'emergenza. E questo servirà, immagino di sì, servirà ad alleviare il carico fiscale delle persone. Naturalmente questa sospensione o questo differimento, questo rinvio, va fatto sempre con oculatezza, perché se non lo fai con oculatezza, poi accade che non puoi dare i soldi per rilanciare l'economia, cioè le due cose stanno assieme. Cioè chiedere come rilanciamo l'economia, giusto, con i soldi e le agevolazioni, e poi chiedere di sospendere le tasse. Se le due cose non vengono fatte con equilibrio, alla fine uno si ritrova con la sospensione delle tasse ma con l'impossibilità ad erogare un aiuto. Ecco perché, come al solito nella vita, le cose vanno fatte sempre con equilibrio, perché nell'equilibrio poi, insomma, si determina la possibilità che gli uomini si ridestino da questa condizione difficile in cui purtroppo il virus ci ha portato. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Vincenzo. Buongiorno Vincenzo, prego. Senti, volevo fare un annuncio. Io ieri, il primo giorno, che sono andato a fare una corsetta. Sì. Ho visto le strade che sono piene di immondizia. Non potete mandare qualcuno a farle pulire, qualcuno che percepisce il reddito? Ci dia qualche dettaglio in più, quali sono le strade che lei ha visto particolarmente sporche, magari lo segnaliamo. Senti, la via di Trigiano è tutta piena di immondizia. E, cioè, volevo dire, noi cittadini paghiamo le tasse, quindi diamo il reddito di cittadinanza. Questo perché non mandiamo queste persone, certamente mantenendo le distanze, a pulire queste strade, il canalone, fare degli spazi verdi che non abbiamo. Gireremo la sua segnalazione a chi di competenza. Grazie mille Vincenzo per il suo intervento. Consigliere, torniamo ovviamente all'emergenza economica. Le chiedo in via del tutto generale, lei è soddisfatto degli aiuti del governo? Secondo lei si poteva fare qualcosa di più o meglio? No, lo Stato, l'Italia non può fare di più, perché altrimenti dovrebbe aumentare le tasse. Non mi sembra proprio il caso, già in un paese dove la tassazione è altissima. Adesso bisogna spostare l'attenzione sugli aiuti dell'Europa, senza dire sciocchezze. Lì c'è presente tutto il dibattito sul cosiddetto MES, dove siamo diventati tutti esperti di MES. Certo. Bene, il MES null'altro è che 36 miliardi che tornano in Italia, miliardi di euro, perché il MES viene alimentato dalle tasse dei cittadini europei. Cioè non è che il MES arriva un marziano e porta in questo forziere le risorse. Ora, queste risorse un tempo erano destinate agli stati che non si erano comportati bene nella gestione del bilancio e quindi ovviamente venivano messi sotto controllo, invece in questo momento saranno destinati ai singoli stati per poter, per esempio, rifare tutta la infrastrutturazione sanitaria. E qui invece stiamo a discutere che il MES non lo vogliamo, cioè, ma come dire, non vogliamo 36 miliardi? Che mi pare una grande sciocchezza. E poi magari dire, ah no, vogliamo invece gli euro bond, come se gli euro bond invece fosse una grande tipografia europea dove si stampa denaro e quindi quel denaro poi viene distribuito. No, gli euro bond è un indebitamento, si emettono dei titoli, poi c'è il risparmiatore che compra e a questo che compra si pagano gli interessi. Ora, quegli interessi che si pagano a questo che compra i titoli
sapete da dove vengono? Dalle tasse dei cittadini europei. Quindi tutta questa discussione di economisti europeisti o non europeisti, anzi contro l'Europa, è una discussione del tutto inutile. Oggi invece abbiamo bisogno dell'aiuto dell'Europa affinché l'Europa nella sua complessità prenda a carico il problema della pandemia, perché il problema della pandemia non è un problema dei singoli paesi. Le faccio un esempio: in Germania è fermo il settore automobilistico perché la componentistica delle grandi aziende tedesche automobilistiche è tutta italiana, e siccome in Italia non siamo stati fermi, è ferma anche l'industria automobilistica tedesca, tant'è che si sono riuniti e hanno chiesto al cancelliere Merkel di aiutare l'Italia a ripartire attraverso aiuti europei, perché è importante il segmento industriale della componentistica. Quindi ecco, dobbiamo avere una maggiore richiesta di Europa e di sostegno europeo. Ecco, questo è l'aspetto che ancora manca nella gestione, manca anche a causa della burocrazia europea, perché lei deve tener conto che qualche giorno fa la Corte dei Conti europea ha contestato un provvedimento della Commissione europea solo perché c'erano delle questioni di carattere burocratico che non soddisfacevano la Corte dei Conti europea. Quindi la burocrazia pervade il continente. Quando io dico dobbiamo sfregiare la burocrazia, non riguarda soltanto l'ufficio tecnico del nostro comune, riguarda proprio una idea europea su cui si fonda un'idea europea che parte dal presupposto che i cittadini sono tutti disonesti fino a prova contraria. Invece noi dobbiamo fare in modo di pensare che i cittadini sono tutti onesti fino a prova contraria. Abbiamo una telefonata, un ascoltatore che ci attende da un po'. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Posso parlare? Prego, prego, sì. Sì, buongiorno dottor Amati. Le volevo chiedere, io sono un piccolo proprietario di un locale che non percepisce il fitto da diversi mesi. Vorrei chiederle cortesemente come bisognerebbe comportarsi. Grazie, questa è una domanda molto interessante, perché noi ovviamente spesso ci siamo occupati della questione ma dall'altra parte, invece adesso ci sta chiamando il proprietario di un locale. Consigliere. Io le posso dire che fare io. Cioè io, siccome è chiaro che chi non paga evidentemente non è nelle condizioni di farlo, e sfrattarlo, andare al tribunale, innanzitutto mi direbbero che il tribunale è chiuso, quindi fisserebbero l'udienza chissà quando, e poi difficilmente mi darebbero il provvedimento di sfratto. Insomma, rispetto a tutta questa situazione, io pazienterei, perché se lei mi chiede da un punto di vista legale che cosa potrebbe fare, credo che non ha bisogno del mio suggerimento, si va dal giudice e si chiede lo sfratto per morosità, però tenga conto che la situazione è difficile per tutti, e quindi bisogna, io al posto suo, come dire, attenderei, perché naturalmente quello è comunque un credito a suo vantaggio, aspetterei vedendo come si evolvono come si evolve la situazione, perché poi sfrattare, ripeto, a parte la lungaggine del procedimento, ma poi diventa anche difficile rimetterlo sul mercato. Cioè, chi è l'altro che si prende questo locale? Boh, si rischia di restare chiuso, quindi tanto vale trattare con il conduttore attuale. Siamo in chiusura, quindi se avete qualcosa da chiedere al consigliere regionale Fabiano Amati, approfittatene. 080 501 4668. Volevo concentrarmi per qualche minuto con lei, consigliere, su uno dei comparti che in Puglia è più in ginocchio, parliamo quello del turismo. Sì, in realtà non c'è una particolarità rispetto alle altre imprese, cioè è un'impresa, quindi ottiene tutte le agevolazioni e gli interventi a favore delle imprese, perché il turismo è uguale alle altre imprese. In più c'è che la sua attività viene svolta in 6 mesi, quindi in un periodo ridotto rispetto alle altre, quindi è colpito moltissimo proprio dal fatto che le persone non possono muoversi. Allora occorrerebbe una campagna o dei bonus
così come peraltro è stato anche proposto da un gruppo politico in consiglio regionale ieri, Sì. per poter attrarre le persone, che ne so, nelle strutture turistico-alberghiere pugliesi. E questa sarebbe, come dire, una cosa importantissima. Oppure, con riferimento ai lidi balneari, sarebbe il momento in cui lo Stato nazionale dicesse, siamo nel momento in cui lo Stato regionale, nazionale, deve dire che è inutile smontare, le strutture precarie dei lidi per poi rimontarle ogni 6 mesi, fare questa giostra. Anche perché il montaggio e lo smontaggio determina una sofferenza dell'ambiente su cui queste strutture sono impiantate. Già questo risolverebbe un ulteriore problema di quella categoria e io potrei stare qui per ore e ore ad elencarle. Insomma, bisogna anche lì abbattere questa burocrazia miope e fare una campagna di comunicazione notevolissima proprio per attirare i turisti italiani, visto che immagino che dall'estero non verrà nessuno a frequentare le nostre strutture. E poi non dimentichiamo nemmeno l'edilizia, che è un altro dei settori Certo. che avrà problemi non solo dalla pandemia, ma anche da una sentenza recente della Corte Costituzionale che ha reso inefficace il più grande strumento di attività edilizia degli ultimi tempi, che è il piano casa. Riusciamo a prendere un'ultima telefonata? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Pietro Caroli. Vorrei poter fare una domanda al consigliere Amati. Prego, prego Pietro. Sì, grazie, grazie. Dunque, c'è questo. Io, diciamo, sono il rappresentante legale di una cooperativa che si occupa di persone con disabilità e ci sono pervenute tante richieste da parte di famiglie che hanno i propri figli con disabilità in casa e in questo periodo è veramente una situazione molto grave. E loro vorrebbero al più presto portare i figli nei centri diurni, però non hanno i soldi per pagare, le rette. Non hanno i soldi e chiedono da tempo, ormai da diversi mesi, che la Regione intervenga definitivamente. Il consigliere Amati fa parte della, so che fa parte della terza commissione della Regione Puglia, ci può dire i tempi entro cui le famiglie potranno essere aiutate tramite questa convenzione ASL? Grazie, grazie Pietro per il suo intervento, consigliera. Ma non faccio parte della terza commissione, comunque in ogni caso. Bisogna vedere innanzitutto se sono persone che avevano già diritto a frequentare questi centri, quando riprenderà l'attività non avranno nessun tipo di problema perché l'attività è sempre erogata dal sistema sociale pugliese. Se invece sono persone che vogliono approcciarsi a questo nuovo strumento, ne devono avere i requisiti e quindi devono fare la richiesta. Poi è chiaro, bisogna sempre analizzare queste cose caso per caso, Certo. perché molto spesso si pensa che non esista il servizio quando in realtà magari non esistano i presupposti per ottenere il servizio. Quindi diciamo, mi è molto difficile rispondere senza conoscere il caso concreto da cui nasce la domanda. Il fatto che devono stare in casa o siano stati in casa o resteranno ancora per un po' in casa è a tutela proprio di queste persone, quali persone sono esposte maggiormente ai rischi conseguenti al contagio e quindi li dobbiamo proteggere. E stop, sono le 8:42 minuti, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Consigliere, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buona giornata. Grazie a lei, è sempre un piacere, grazie. Buona giornata e ovviamente buon lavoro al consigliere regionale PD Fabiano Amati. Noi ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità, ma non andate via. Subito dopo commenteremo i fatti del giorno con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Massimiliano Scagliarini. A tra poco.